Se c'è qualcuno che si è messo in testa di fare ritornare i comitati d'affari, deve cambiare subito testa e deve avere chiaro che qua ci sarà un argine che tenderà e che bloccherà qualunque infiltrazione e qualunque inquinamento. È dura la linea sulla questione autorifiuti intrapresa dal sindaco di Agrigento Marco Zambuto e dal presidente della provincia Eugenio Dorsi. I duri attacchi e le critiche sono rivolte all'amministratore unico di GESA Francesco Truio, del quale i due amministratori chiedono le dimissioni. Secondo Dorsi e Zambuto, infatti, molte discutibili scelte di Truio sono state intraprese senza il coinvolgimento dei soci che oggi chiedono chiarezza. Chiederemo all'avvocato Truio di farci chiarezza, di dirci e di spiegarci come in questi mesi ha operato per il bene della collettività. Crediamo che è nel nostro diritto chiederlo, crediamo che è nel suo dovere spiegarcelo. Se poi ci sono, come dire, divergenze dove purtroppo l'asse viene spostata a Mazara del Vallo anziché allo sviluppo del nostro territorio e delle nostre risorse, allora dobbiamo intervenire con energia. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, l'appalto della gestione del sistema rifiuti che scade il 16 marzo. Un nuovo appalto, secondo Dorsi e Zambuto, al momento poco chiaro e pieno di criticità, come un aumento dei costi del 18% per i cittadini del solo comune di Agrigento. Parliamo di un contratto di più di 100 milioni di euro rispetto al quale non vediamo comportamenti chiari. Soprattutto vediamo che nei confronti degli uffici vengono date indicazioni diverse a seconda delle giornate e questo ci fa molto pensare rispetto soprattutto poi a un costo che viene sostanzialmente quasi al 40% caricato sul comune di Agrigento. E allora questo non può assolutamente passare, questo non può assolutamente essere, che nel nuovo contratto venga caricata sulla città di Agrigento un più 18%. Con Zambuto e Dorsi anche altri primi cittadini come Russello di Favara e Sapia di Casteltermini, amministratori che non hanno intenzione di mollare fino a quando non verrà fatta chiarezza.